mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi, siamo a posto. Inghilterra? No, no, Italia. Yes, sono so. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. E rieccoci, ragazzi, guardate che bel risveglio. Secondo giorno di questo Giro d'Italia. Si parte da qua, da Pescara. Partiamo da Pescara. Oggi non prevedo di fare autostrade. Prima cosa che farò, cercherò un distributore. Lasceremo oggi quel di Pescara per andare verso la Puglia. Oggi tappe pugliesi, ragazzi. Costeggerò quello che è la Riviera Adriatica. Giornata spettacolare, piena di sole. Guardate qua, che ancora un po' che m'acceco. Zona davvero bellissima anche questa di Pescara. Bed and breakfast voto 4 e mezzo. Diciamo che vabbè, la camera era grande e tutto, però la televisione non andava. Crepe sui muri, prese dalla corrente pochissime. Io non è che, vabbè, sono schizzinoso, però mi interessa, però pulito, era abbastanza pulito, era ben pulito, dai, questo qua devo ammetterlo. A livello di servizi era ok, ma appunto televisione non c'era. Oggi andrò in un hotel di Matera. Finalmente una strada un po' più panoramica. Infatti si dovrebbe vedere il mare. Cioè, almeno io lo vedo. Però voi che siete di qua lo vedete? No, adesso. Guardate qua che spettacolo. Oggi le faremo tutte così le strade. Peccato per il camion lì, se no penso che si potrebbe andare anche un po' più velocino, eh. E poi qua non si vede niente. Non vorrei azzardare un sorpasso. Bah, però che spettacolo. Ragazzi, sembra quasi di stare in tipo in un deserto americano qua. Manca solo la canzone. Far West, ragazzi. Bello. Allora, in pratica di qua c'è la terraferma, di lì oltre la stazione c'è il mare, in teoria. Spettacolo. Spettacolo. Qua ci sono tipo dei ranch abbandonati.
Che storia. Comunque mancano quasi 50 chilometri, poco più di 50 chilometri alle terre pugliesi garganiche. Diciamo che le strade sono state tutta superstrada, tutta statale, così spesso e volentieri vi lascia ammirare dei belli scorci di panorama marittimo adriatico. Qua un sacco di rifiuti in terra. Ragazzi, i rifiuti vanno buttati nei cassonetti, cavolo. Guarda qua che schifo. L'occhio dell'operatore ecologico, ma no, ma fa veramente schifo. Sacco di bottiglie di plastica, mamma. È da più di 20 km che sono su sta strada. Te, ma neanche un paese, a incontrarlo. C'è una cosa, c'è qualche cascinetta qua e là, guardate, le mucche allo stato brado, ma è spettacolare. Mare, là c'è il mare, e quello là dovrebbe essere il Gargano. Ci stiamo avvicinando al Gargano, ragazzi, sempre più vicini. Sempre più vicini. Davvero spettacolare. Se proprio c'è niente per... Sarà minimo 20 km, eh. Come minimo. Bello. Bello, bello, bello. Benzina ne ho. Che spettacolo! Qualche cascinetta qua e là. E niente, poi il deserto. A dopo, ragazzi, a dopo! Stiamo entrando nel Gargano, ho lasciato la statale, adesso ci stiamo avventurando in questo posto che mi sembra davvero già molto molto bello. È molto caratteristico pugliese, infatti vedete un sacco di ulivi qua sulla mia destra, un sacco di aziende agricole. E si possono notare anche i tipici tipiche, diciamo, fazenda, com'è che si chiama, le fazenda, no, le fazenda pugliesi. Tanto si vedono anche un po' di cactus. Deve essere l'aloe vera questo, se non sbaglio è aloe vera, l'aloe. Ok ragazzi, ora entriamo in quello che è il Gargano. Adesso in teoria siamo proprio su una striscia di terra che dovrei vedere il mare sia da una parte che dall'altra. Vediamo se è proprio così o no. Perché se c'è la vegetazione, giustamente non si vede un bel niente. Pensavo che era meno grande il Gargano, però saranno 100 km di strada come minimo.
attorno a fare il giro del Gargano, quindi non è poco. Ok, siamo in un paesello finalmente un po' di mare. Guardate qua che bello, tutto paesaggio tipico, ragazzi. Bello. No, dai, non andiamo sulla spiaggia, se no ci impantaniamo tutti. No, non usciamo più. Però belli sti vicolini che spuntano sulla spiaggia. Sì, però questo qua non poteva passare. Cioè, adesso, dai, calma. Cartolina, ragazzi. Porca la pupazza. Vieste, ragazzi. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Tipica costruzione peschereccia. E di là c'è quel di Vieste. Bello. Non so se si vede qualcosa. Spettacolo, ragazzi, ma è troppo bello. Davvero bella Vieste, ragazzi. Adesso usciremo dal Gargano e andremo per la prossima destinazione, che dista un bel po'.
magari durante il tragitto mi fermerò a mangiare. Che spettacolo il Gargano, ragazzi, il Gargano top number one. Cavalli cavalli per la strada, ciao bellissimi. Wow, spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Wow, che spettacolo. Porco cane. È troppo bello, guarda lì. Bello anche quello, paeselli così tutti bianchi, quanti ulivi. Ok ragazzi, stiamo per lasciare questa spettacolare terra. Questo qui è il Gargano, per dirigermi un po' nell'entroterra pugliese. A mia prossima destinazione ci sono ancora più di quasi 200 km in pratica. Poi andrò verso la Basilicata per avvicinarmi alla Calabria e alla Sicilia. Non vorrei che mi scornano. Siamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. Inghilterra. No, Italia.
Yes. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate.